Guerra al tempo e ai vecchi sistemi. Nello scalo bacino numero 3 del cantiere Ansaldo di Genova Sestri ha luogo il primo varo a secco nella storia delle nostre costruzioni navali. La motonave da carico alla rinfusa Gemini da 35.000 tonnellate, invece di scivolare lentamente in acqua, come hanno sempre fatto fino ad oggi le sue sorelle maggiori o minori, riceve il mare a domicilio. L'acqua infatti entrerà nel bacino e farà galleggiare l'unità. Grazie al sistema di lavoro in bacino a secco sono stati sufficienti 80 giorni per costruire la Gemini, un autentico record. Dopo un breve discorso del presidente dell'Ansaldo, Giannini, prende la parola a nome del ministro della Marina Mercantile, il dottor Flore. Madrina della motonave è la signora Mara Scotto. Al rituale battesimo con lo champagne segue il battesimo con l'acqua. Attraverso una barca porta il mare entra nel bacino. Tra poco la Gemini comincerà a galleggiare. Il nuovo sistema adottato dall'Ansaldo offre numerosi vantaggi, primo fra tutti la possibilità di costruire gli scafi su un piano orizzontale anziché su un piano inclinato. Anche gli scali 1 e 2 verranno trasformati in bacini a secco.